Se stai guardando questo video è perché probabilmente sei preoccupato dei consumi eccessivi sulla tua autovettura. Bene, ti svelerò i principali motivi, i principali componenti che ne aumentano, qualora non fossero più efficienti, il consumo della tua autovettura. Il primo è la sonda Lambda montata sulle autovetture, direttamente sullo scarico, sulle autovetture immatricolate indicativamente dal 95 in poi, dal 1900, non dal 1800, dal 1995 in poi, serve per andare a monitorare appunto la qualità del gas di scarico. Cosa significa? Che dal gas di scarico ci deve essere un rapporto stechiometrico sempre equilibrato. Viene da sé che se questa sonda Lambda si guasta o si altera, data dalle eccessive incrostazioni, conseguentemente non riesce più ad analizzare in modo preciso i gas di scarico, quindi non riesce più a mantenere il rapporto stechiometrico. Non mantenendo più il rapporto stechiometrico, va ad informare la centralina che conseguentemente attuerà una strategia per variare la carburazione e automaticamente potrebbe aumentare esponenzialmente i consumi. Quindi la sonda Lambda va analizzata. Il debimetro o anche il sensore di pressione assoluta col sensore di temperatura. Questo è montato, diciamo, tra la scatola filtro e il collettore di aspirazione. Serve appunto per misurare quanta aria sta passando, quanta aria il motore sta richiedendo in quella fase di funzionamento. Viene da sé che anche lui ha una scheda elettronica qua dentro e ha un filo caldo. L'aria passa. Ma se questo filo caldo è sporco, incrostato, danneggiato, che altera l'informazione alla centralina perché magari è eccessivamente sporco, quindi puoi immaginare che se è sporco darà delle informazioni non proprio precise. Conseguentemente informerà la centralina che la quantità d'aria che sta passando può essere di più o di meno. Quindi la centralina andrà a correggere i tempi di iniezione per far sì che rispetti il rapporto stechiometrico. Ma se queste guaste non funziona bene, informa la centralina in modo sbagliato, che ne aumenterà i consumi. Il filtro dell'aria è il terzo grosso elemento, ma non solo il filtro dell'aria, anche la manutenzione in generale, così come le candele. Perché il filtro dell'aria, se il filtro dell'aria è molto sporca, il motore farà più fatica ad aspirare aria. Ma attuerà sempre la stessa strategia di mantenimento, quindi cosa succede? Che passerà meno aria, la quantità di benzina o di gasolio viene sempre iniettata in base all'accelerazione e conseguentemente si varia la carburazione e quindi automaticamente i consumi aumentano. Ma così anche con una candela eccessivamente consumata o non più in grado di generare la giusta scintilla, così come i cavi delle candele che magari scaricano parte della corrente che gli arriva, o addirittura le bobine che perdono le loro capacità o si sono addirittura guastate e quindi il motore gira 3 e non più bello tonda 4, automaticamente aumenterà il consumo della nostra benzina. Nel caso della benzina, del diesel, c'ha le candelette, ma una volta che è partito non ti serve più la candela. Ma anche le gomme. E non solo la mescola, quanto è dura o quanto è morbida una gomma, ma la pressione, ovviamente, perché se è molto sgonfia aumenta l'attrito, ma soprattutto la campanatura, così come una convergenza troppo chiusa, a spazzaneve per intenderci, tenderà ad aumentare l'attrito di rotolamento e quindi il motore, più la macchina più aumenta la velocità, maggior sarà l'attrito e di conseguenza dovrai accelerare di più per mantenere quella velocità e quindi i consumi aumentano. Ce ne sono tante altre, queste sono le principali. Di sicuro quella più evidente è anche quella di come caspita, guidi, perché se continui a sgommare o fare accelerate e andare sempre in prima e in seconda a 80 all'ora, automaticamente i consumi aumentano. Bene, spero di esserti stato d'aiuto con questo nuovo video e perché no? O fai il controllo al tuo meccanico, la porti, ti fa una diagnosi, ti fa un check e vedrai che sicuramente i consumi caleranno. Ciao, alla prossima, da Emanuele Sabatino!